il maltempo, cioè abbiamo il maltempo, pesce poco, siamo rientrati insomma. Siete addirittura rientrati? Sì. Pesce poco, il gasolio è alto e non conviene stare in mare. Sono delusi più che arrabbiati pescatori e armatori. Il 16 scatta il fermo pesca in Abruzzo, stop dunque al pesce fresco sulle nostre tavole fino al 21 settembre su tutto il tratto centrale dell'Adriatico da San Benedetto del Tronto a Termoli. Caro gasolio, poco pesce, la Coldiretti che denuncia un aumento del costo del prodotto al dettaglio. Insomma, si naviga in alto mare, il fermo così com'è non piace. Le vendite sono diminuite, il pesce non si vende più come una volta, scarseggia, le spese per le barche ci sono, per il caro gasolio, dunque stiamo a terra tutti quanti. Speriamo a settembre ritroviamo qualche miglioramento. Speriamo. Sulla banchina di Pescara abbiamo raccolto qualche commento. In città, come è noto, si ripropone anche il problema dei bassi fondali del fiume. Quando dovrebbe esserci, secondo voi, il fermo? Marzo e aprile, su per giù. Questo sicuramente non è perché torniamo dal caro gasolio, dagli scioperi, un mese di sciopero, adesso rifermiamo. Avanziamo un altro fermo ancora, che non si sa quando ce lo pagano. Insomma, stare a terra è un guaio. Immagino che sia difficile per voi, per la marineria abruzzese, ma soprattutto per voi qui a Pescara, perché ci si mette pure il problema dei bassi fondali. Noi adesso siamo in secca qua, siamo in secca. Sì, lo vedo, Andrea Berardinelli magari può riprendere. La cima per accostare la barca, ma niente, non si accosta. Oggi ultimo giorno di pesca per voi, vero? Sì, ultimo giorno per quest'anno. Prima del fermo biologico. Prima del fermo, sì. Ti chiedo, che ne pensi del fermo biologico in questa stagione? Ma il discorso è lungo. Adesso stiamo lavorando, ma ci sarebbero di cose da dire. No, diciamo che il fermo pesca che è stato fatto forzatamente per il grave danno ha portato proprio al settore per il suo aumento dei carburanti. Ingiustificato, hanno messo proprio in ginocchio. Il gioco forza è che questi sono dovuti andare a mare per forza, altrimenti cosa avrebbero potuto fare? Non avevano scelta, hanno tirato la cinghia e erano in mare. Però abbiamo fatto sempre in questo periodo, purtroppo non lo decidiamo noi. Beh, è vero, sì, le condizioni del porto sono pietose qui a Pescara. Al pesce non si rinuncia? No, no. C'è stato un aumento del costo del pesce? Non le lo so dire, credo di sì sicuramente perché è aumentato tutto. Pesce, come sanno le cose? Poco, i prezzi non alzano e il gasolio va sempre su. Mo vediamo che succede, mo che ripartiamo. Vediamo se possiamo andare ancora in pesca oppure ci dobbiamo ritirare. Come si dice a un armatore, a un pescatore, buona fortuna? Che gli devo dire? Bocca alla balena! Per non dire un'altra cosa. Brava! Ciao, grazie! Ciao!